Ho sempre respirato l'aria del lavoro in cucina. Da piccolo osservavo mio padre lavorare. Mentre studiavo al liceo un'estate ho voluto provare e mi è piaciuto. Sono figlia d'arte, ma ho scelto una formazione lontano da casa perché volevo fortemente tracciare la mia strada da sola. Quando mi sono sentita pronta, ho rilevato insieme a mia sorella il ristorante dove sono cresciuta. Siamo un gruppo di lavoro molto giovane, la terza generazione, la terza collina della Fattoria delle Torri. Mi piace muovere i passi laddove li muovevo da piccola. Mi piace vivere la mia città, la mia casa. Cerco volentieri ispirazione nei profumi della casa di mia zia. Tra racconti e ricordi mi emoziono ogni volta e trovo il senso del cucinare, del prendermi cura. Vado personalmente a fare la spesa, sono sempre occasioni per condividere e confrontare idee. Mi piace portare la storia del mio territorio nei miei piatti, seguendo il ciclo naturale delle stagioni. Mi piace anche cercare all'estero ingredienti insoliti, comporre e fondere i sapori. Un piatto nasce da un luogo, da una foto, un viaggio, un libro. La cucina è un linguaggio di sensi. Non deve essere tutto raccontato, ma tutto deve essere percepito. E ciò a cui tengo di più è il gesto con cui si assapora. Immagino la posata che lo prenderà, la ritualità dei commensali. Su quel gesto costruisco le consistenze. Io sono le relazioni che costruisco, i luoghi che visito, gli incontri che faccio. Sviluppando idee, raccontando storie, cresco e sento di evolvere.